Gatto Licata. Centro commerciale Il Porto. Le squadre sono al bordo del centrocampo e fanno l'ingresso in campo in questo istante, quindi buon pomeriggio amici sportivi, è un orgoglio, un onore e un piacere raccontarvi Licata Palermo, giornata numero 25 del campionato nazionale di Serie D, girone I, Licata in divisa giallo-blu, classica con le strisce verticali, il classico e affascinante rosa-nero. Eccoci, ci risiamo, speriamo quest'oggi aver risolto i nostri problemi di audio, ricominciamo e quindi benvenuti e bentrovati. Avete visto queste immagini con l'audio, abbiamo voluto splittare le immagini con l'audio dell'ultima partita che si era giocata al Dino Liotta, 7 mesi dopo, Licata Roccella, ieri 2-0, stesso risultato con il quale il Licata aveva regolato anche il Palermo, ambienti completamente diversi, una tristezza ieri vedere il Dino Liotta desolatamente vuoto. E fa veramente stride con quella che era stata l'ultima gara casalinga dell'Licata contro il Palermo. Il risultato, l'abbiamo detto, 2-0 col Palermo, 2-0 contro il Roccella. Ieri due gol, due calci di rigore segnati, trasformati da Antonio Cannavò, nostro primo ospite in studio quest'anno, che salutiamo. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Andrea, buonasera Rino. Andiamo a vedere i risultati della seconda giornata del campionato di Serie D, girone I, Sant'Agata Marina di Ragusa 1-0, Dattilo FC Messina 1-0, Licata Roccella 2-0, ACR Messina Biancavilla 1-0, a Paternò Castroville 2, Paternò 1, Rende Gittonese non si è giocata perché il Rende in isolamento fiduciario per via del Covid, San Luca Gelbison 3-2, Santa Maria Rotonda 4-0, Troina Acireale 0-0. La classifica vede in testa la Cireale, il Castrovilla, la CR Messina, il Dattilo con 4 punti, Santa Maria, Paternò, Licata, Gelbison, Sant'Agata, San Luca, FC Messina, Biancavilla e Marina di Ragusa 3 punti, un punto per Rotonda, Cittanovese, Troina, chiudono la classifica, le calabresi, Rende e Roccella a 0 punti. Guardate questa classifica perché potrebbe cambiare da qui a 48 ore, vi spiegheremo anche il perché. Tanti i contenuti in questa trasmissione, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo tante interviste, tanto materiale, quindi entriamo immediatamente nel vivo della trasmissione, partendo da te Antonio. Ieri due gol per te, quarta stagione a Licata, subito in avvio un primo record eguagliato, sei assieme a Ninni Parla, il più grande marcatore del Licata di tutti i tempi. Vabbè, questo sicuramente fa un enorme piacere, sicuramente non mi posso paragonare a questi calciatori, però fa un enorme piacere e ringrazio sempre la piazza di Licata, la società che ha sempre puntato su di me, i miei compagni che mi sostengono in tutte le partite da tutti questi anni e l'allenatore che ti dà fiducia. Se per il quarto anno sono ancora a Licata vuol dire c'è un motivo. Un motivo ci sarà. Andrea, un Licata ieri in crescita, non è ancora il Licata che vuole mister Campanella, lo scritteremo anche nell'intervista, non è il Licata che ancora siamo abituati o speriamo di vedere, però l'importante ieri era vincere, muovere la classifica e come dire, cominciare a macinare il gioco che sappiamo. Sì, già col Marina in 11 contro 11 si erano viste buone cose, 25 minuti di un buon Licata, poi l'espulsione di Dall'Oglio ha sconvolto i piani, ci siamo un po' scollati. Cosa che ieri non è successo, invece c'è stato un possesso del gioco quasi continuo del Licata, poche le sfuriate offensive di un Roccella venuto per strappare praticamente un punto a qualsiasi costo, difesa a 5, centrocampo folto pronto a raddoppiare e triplicare i nostri portatori di palla, siamo stati bravi a non disunirci, anzi a ragionare sempre più, trovare qualche giocata nel difficile con Civilleri e poi bravi anche nell'individualità Antonio che si è procurato il rigore, anche i ragazzi che sono subentrati alla panchina, La Spada e Saverino hanno dato un grosso contributo. Una novità nella formazione di ieri, Guarino al centro della difesa assieme a Maltese, l'ultimo arrivato, però tanti nuovi giocatori hanno cominciato a far vedere che quest'anno insomma sarà un Licata diverso. No, sicuramente diverso perché sono pochi i calciatori riconfermati dalla scorsa stagione, quindi dobbiamo dare il tempo di queste squadre a magari meglio.
sicuramente si è visto qualcosa in più a differenza di quando abbiamo giocato contro il Marina. Quello che ancora manca è centrare la porta e puntare la porta, perché non si può stare sempre speranza del calcio di rigore. L'attaccante vive di gol, ma deve essere servito per fare gol. L'anno scorso avevamo convinto che magari ti creava la superiorità numerica magari in avanti e ti metteva in condizione di fare altri tipi di giocate. Diamo il tema alla squadra e diamo a cavarsi meglio. Tra l'altro ieri è l'uscita di Adeyemo, vedremo le condizioni, si parla di un problema muscolare, probabilmente anche uno stiramento, e Campanella ha già dato nella mischia un buon giocatore, la Spada, che comunque ha fatto 75 minuti a buoni livelli. Sì, era tra l'altro l'unico che poteva interpretare quel ruolo per i giocatori che aveva in panchina mister Campanella, era quello che diciamo la scorsa settimana, anche avere un po' di coraggio nel lanciare questi giovani che quando entrano appunto sembra che si vogliono quasi mangiare il campo, talmente la voglia di fare bene. La Spada si è subito messo in mostra, movimenti interessanti, sempre pronto a pressare l'avversario, ha avuto anche una palla gol sebbene in fuorigioco, comunque ha dimostrato di essere un elemento valido. I giovani di quest'anno sembra che abbiano molta più qualità rispetto all'anno scorso, in cui c'erano invece under più prestanti, più fisici, Sesai, Diaby, lo stesso Dama in difesa che era un roccioso, Daniello. Quindi quest'anno invece abbiamo giocatori che possono più giocare, sono più bravi a giocare con i piedi. Abbiamo visto anche un ottimo Mazzamuto nel ruolo di più interditore, lui che è magari uno che quando era a Caccamo giocava più da play, con ottimi risultati. Quindi penso che anche ne possano giovare i loro più grandi quando ci sono dei ragazzi che spingono e corrono e danno manforte. Andiamo a vedere i momenti salienti, gli highlights di Licata Roccella. Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, Corso Umberto 100, Licata. Tutto pronto per l'avvio della gara, le squadre sono al bordo del campo, pronte, guidate dal signor Di Francesco di Ostia Lido, che fa anticipatamente il suo ingresso in campo, poi sarà il Licata a entrare sul terreno di gioco, dopodiché il Roccella. Si preannuncia tra diciamo, le meno competitive del campionato. Il Roccella ogni anno rimane in Serie D, riesce a rimanere in Serie D per il rotto della cuffia, ma certamente non è una squadra che ci può e ci deve far paura. Cannavò, vertice destro dell'area, le finte di Cannavò sull'avversario, Cannavò adesso la mette sul sinistro, prova il tiro alto, buona la preparazione, non c'è stata però la precisione. Lato a sinistra per Carrozza, Carrozza contro Touré, Carrozza converge con il destro e il tiro verso Moschella, parata semplice. Si avventa Camacho col tacco, buono il pallone per Civilleri che può sfruttare la fascia, servire a Adeyemo che entra in area, Adeyemo il tiro alto, da ottima posizione, ci ha provato quasi con l'esterno. Bravissimo Brunetti a far ripartire Licata, ha capito tutto, pallone a Fernandez, Brunetti lo insegue quasi a volersi proporre in sovrapposizione, converge in mezzo Fernandez, pallone per Adeyemo che la lascia, Cannavò posizione regolare, Cannavò le finte su Bertola, adesso va sul mancino, il lob in mezzo con Capellini che l'appoggia di testa tutto solo verso scuffia. Samato al mancino, Bertola che vediamo va direttamente alla conclusione, il pallone gira poco, comunque Moschella in controllo, nulla di pericoloso, minuto 26, Licata 0, Roccella 0. Sempre Civilleri a sinistra per Brunetti, subito su di lui Vallupo, poi il pallone per Fernandez, lo scambio buono con l'esterno con Brunetti che la potrebbe mettere in mezzo, tagliata, attenzione, cade giù la Spada, quasi spinto ma il pallone arriva dalle parti di Mazzamuto, siamo dall'altra parte, Mazzamuto il cross deviato, il scuffia la riesce a tenere in campo, episodio da Moviola al minuto 27. Una delle squadre importanti poi viene fuori, ma è vero pure che ci sono degli episodi che ti possono, attenzione, Civilleri trova un ottimo varco per Cannavò che si mette davanti a Porcelli, Cannavò il palo esterno, ha provato con un pallonetto a superare scuffia, Cannavò ha preso il palo esterno, ottima l'invenzione di Civilleri, un passaggio al bacio, un difficoltà, e che Civilleri scappa sul fondo, pallone per Fernandez in aria, Fernandez cade giù, non c'è ancora nulla per l'arbitro, pallone che viene rilanciato, Camacho di testa prova a trovare Cannavò in anticipo, scuffia, prova la giocata e la trova per Cannavò, attenzione all'inserimento di La Spada che trovato da Cannavò, La Spada fuori gioco, comunque aveva parato scuffia con i piedi, c'era arrivato con la punta del piede, il giovane attaccante gialloblu appena al di là della linea del difensore. Problema in più perché tenere un giocatore così in panchina potrebbe, come dire, essere... Palla Fernandez che trova un varco per Civilleri, Cannavò entra in area, Cannavò cade giù, calcio di rigore, stavolta sì, è entrato in ritardo Porcelli, spinto da dietro Cannavò, lui queste situazioni ci va a nozze.
la rincorsa, Cannavò contro Scoffia, Cannavò! Illicata in vantaggio, Illicata è in vantaggio con Antonio Cannavò che spiazza nettamente il portiere del Rocella e segna il primo gol in campionato per il Licata. Lo segna, lo poteva segnare soltanto lui, come ha finito il torneo, lo sta ricominciando Antonio Cannavò, gol numero uno in campionato. In linea al limite dell'area per questo pallone che arriva spiovente al centro dell'area, pallone che rimane lì, libera Civilleri, sì, per un tiro a giro. Il cross invece sul secondo palo, Guarino, fuori gioco. Tarla 3-2, adesso era in vantaggio invece di due gol e si è fatto riprendere. Pallone per Civilleri, il cross tagliato sul secondo palo, Fernandez da ottima posizione, sbaglia il tapin. Adesso prova a servire Brunetti sulla fascia mancina, sale su di lui subito Lupo, prova a scappare di forza. Brunetti va via anche a Bertola, Brunetti si prende anche il fondo, pallone in mezzo all'altezza del rigore, non l'ha seguita nessuno. Questa era una grande azione di Angelo Brunetti. Adesso ancora siamo a Touré, un fraseggio continuo, il cross tagliato, non ci arriva per un attimo Fernandez, Civilleri sbaglio il rigore in movimento, l'ha voluta piazzare Peppe, palla fuori di mezzo metro, invio alla ricerca di Liberto, capisce tutto Guarino, poi Civilleri trova un corridoio per Fernandez che insegue il pallone, esce Scuffia in anticipo, quasi desiste Fernandez. Civilleri trova un buon pallone per Mazzamuto che serve sulla corsa a Touré, Touré entra in aria, scambio con Civilleri, Touré non ci arriva e non è nemmeno corner. 42 e mezzo, Coluccio prova ormai a fare l'attaccante aggiunto, palla al Lupo che serve sulla destra, Bertora mette palla sul mancino, il cross che arriva in mezzo, non ci arriva per pochissimo, Rigo si lamenta anche per una trattenuta. Adesso sì che si può ripartire, Amato, il cross lungo sul secondo palo, la mette in mezzo Embriola, poi la prova a girare Coluccio, ma c'è solo Cannavò che riesce a liberare. Manca un minuto e mezzo alla fine, Camacho, il cross sul primo palo, svetta la spada, pallone che arriva Embriola, poi la difende Saverino e si prende un altro calcio di rigore. Bravo, furbo, audace Saverino a mettersi davanti con il corpo. Domenica scorsa questo non l'hanno fischiato a Cannavò, lo hanno fischiato oggi a Saverino. Parte Antonio Cannavò, la sua rincorsa, davanti a lui c'è Scoffi. Antonio Cannavò spiazza anche questa volta e finisce qui praticamente la gara con il Licata che segna il gol del 2-0 al minuto 93 e 30 secondi, segna ancora una volta Antonio Cannavò e cambia quindi il risultato, Licata 2 Rocella 0, primi tre punti e forse siamo a punteggio pieno aspettando mercoledì per il Licata di Giovanni Campanella. Centro commerciale Il Porto, la tua guida nel mare degli acquisti. Queste erano le immagini salienti di Licata Rocella, tanto Licata che ha regolato con questo 2-0 Rocella un gol per tempo, tanti gli episodi, anche i dubbi, ma tanti anche gli spunti sul quale poter lavorare e discutere. Partiamo dalla fine, perché abbiamo visto la classifica che vede Licata a 3 punti e 5 squadre in testa a 4 punti, nessun punteggio pieno, ma Andrea, mercoledì potrebbe arrivare la decisione del giudice sportivo, potrebbe assegnare 3 punti a Licata che si ritroverebbe improvvisamente prima in classifica da sola. Sì, si aspetta questo esito del ricorso per la posizione irregolare di un calciatore del Marina, precisamente Schisciano, che risulterebbe per il Licata non regolarmente tesserato, c'è molta fiducia, andrebbe anche a dare non solo 3 punti, come dici tu, la testa della classifica, per quanto possa contare dopo 2 giornate, però è importante quantomeno la prestazione, diciamo, sul campo del Marina, rimane che non è stata eccezionale, però 3 punti che fanno bene all'economia della squadra. Noi abbiamo ascoltato a fine partita il nuovo segretario del Licata Calcio che ci ha spiegato proprio perché la società ha fatto ricorso e perché probabilmente questo ricorso sarà accolto. Vediamo. Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Corso Umberto 100, Licata. Volti nuovi questa stagione non solo dentro il campo ma anche nell'entourage della dirigenza, un arrivo che fa parte di quella famosa frase del presidente di Massimino, alziamo un po' l'asticella, e con un volto insomma nuovo che
ha già fatto sentire la propria presenza, perché probabilmente, facciamo gli scongiuri, i 3 punti che arriveranno dal ricorso col Milan di Ragusa sono frutto del suo lavoro. Sì, vediamo, aspettiamo la decisione del giudice sportivo, chiaramente, che arriverà il 7 ottobre prossimo. Siamo fiduciosi, però penso che questa domenica abbiamo dimostrato anche quanto vale la squadra sul campo, quindi in realtà se dovesse andare come speriamo, ma seguendo assolutamente le regole, insomma, vediamo il giudice sportivo come riterrà di decidere se effettivamente un errore è stato commesso o delle irregolarità c'erano, si vedrà, però in effetti oggi la squadra ha dimostrato di valere davvero dal punto di vista calcistico e quindi sul campo siamo molto contenti. Ecco, tornando al ricorso che comunque chiaramente interessa anche i nostri sportivi, qual è l'irregolarità presunta che avete riscontrato nella formazione del Maria di Ragusa? Un mancato tesseramento, quindi il calciatore del Marina di Ragusa con la maglia numero 8 in effetti non risultava tesserato. Per cui aspettiamo effettivamente se così è e quindi prendiamo volentieri questi 3 punti. E ovviamente poi il suo lavoro è quello di stare attento che non succeda questo. Assolutamente sì. Centro commerciale Il Porto, la tua guida nel mare degli acquisti. Rinnoviamo il benvenuto nostro e tutta la redazione al segretario, il nuovo segretario dell'Ligata Calcio Valentina Di Stefano, che spulciando tra i documenti ha trovato insomma questa possibilità. Dovesse essere accolto il ricorso dell'Ligata, il giudice sportivo assegnerebbe all'Ligata lo 0-3 a tavolino e la nuova classifica sarebbe questa che vi facciamo vedere. Ligata in testa con 6 punti a punteggio pieno, l'unica squadra praticamente che dopo 2 giornate avrebbe 6 punti. Andrea, al di là della valutazione del Ligata che può andare a punteggio pieno, che dopo 2 giornate insomma lascia il tempo che trova, un po' di sorpresa né la Cireale né due Messina sono riusciti, nonostante delle campagne acquisti molto molto importanti, a portare a casa ancora 6 punti. Ma l'abbiamo già detto, questo campionato, sebbene non abbia la cosiddetta squadra di diamante come era il Palermo, il Bari, il Foggia in altri gironi, comunque squadre così importanti, il torneo si va a livellare, perché le campagne acquisti sono state importanti, però le altre non lasciano praticamente nulla, perché il Troina va a perdere 3-0 a Rotonda, dopodiché impatta con la Cireale in casa, il Dattilo da neopromossa ti va a pareggiare a Castrovillari e batte l'FC Messina. Quindi è un campionato molto ostico. La CR, anzi devo dire che forse aveva il calendario più difficile di tutto il lotto, è riuscito comunque a prendere 4 punti, una Cittanova, e sappiamo che Cittanova è un campo terribile, anzi a porte chiuse forse è più semplice giocarci, è un punto contro il Biancavilla che noi ci andremo domenica, che è una delle squadre secondo me più attrezzate e che alla fine potrà giocarsela ampiamente per i playoff. Antonio, comunque una soddisfazione, un'Ligata che in questo momento è un vero e proprio cantiere, essere comunque possibilmente, potenzialmente in testa alla classifica. No, sono 3 punti che ti possono dare morale, tanta fiducia e tanto morale. Come ha detto il segretario, ben venga. C'era Treppiedi che è arrivato in settimana ma deve scontare 4 giornate di squalifica, ma ieri Massimino ha comunque annunciato che arriveranno, si alleneranno già da domani, 2 giocatori scuola Catania. Questo fa piacere, perché io l'ho detto lunedì scorso che la squadra andava completata su alcuni punti del campo dove per il gioco di campanella è fondamentale, in primis gli esterni d'attacco. Come ho detto poco fa, l'attaccante vive di gol, ma essere in condizione di mettere la palla dentro e di avere la palla per segnare. Mancherà ancora qualcosa, un terzo difensore centrale, perché il campionato è lungo, le squalifiche, gli infortuni. Touré abbiamo visto che è bravo nella corsa, come abbiamo visto ieri il secondo tempo specialmente, che spingeva tanto, ma vedere lo difensore centrale, il ragazzo magari si perde un pochettino.
magari abituato a un altro tipo di gioco. Quindi penso che avrà bisogno di altro difensore centrale, perché sempre potrà essere utile. Riguardo la partita di ieri, volevo dire una cosa. Sicuramente vede che abbiamo giocato un pochino male, ma paradossalmente queste sono le squadre più oste che da incontrare. Sono le squadre quando 9-11 ti hanno giocato dietro la linea di porta ed è difficile trovare gli spazi. È più facile andare a giocare quando una squadra, quando il Messina, la Cireale, perché ci vai mentalmente già preparato, dove i giochi ti lasciano giocare. Andrea, su Nuovi Arrivi, che ci dici? Dovrebbero essere due under provenienti dal Catania, uno un centrocampista, Frisen, 2002, e poi un attaccante trequartista, Rossitto, di cui si parla un gran bene, considerato uno dei punti di forza, proprio la punta di diamante della Berretti del Catania, può dare sicuramente una grossa mano, anche esordito quest'anno in Coppa Italia contro il Notaresco, faceva parte già dall'anno scorso nel giro della prima squadra, si allenava con il Catania, quindi giocatori validi che potranno contribuire ad aumentare il tasso tecnico, e poi con la regola degli under, si sa, più bravi sono, meglio è. Andiamo a vedere i due allenatori, il loro parere nella sala stampa. Auto di Omare. Le vostre passioni su quattro ruote dal 1972. Via Palma 355, Licata. Mister, venivate da una sconfitta, come veniva da una sconfitta in Licata, quindi oggi era già comunque una gara in cui entrambe le squadre volevate fare punti. Non vi siete chiusi, non avete fatto le barricate, avete giocato a viso aperto anche dopo il primo gol. Non avete avuto la forza però di far troppo male a Licata. Sì, diciamo che la disamina è corretta, nel senso che noi sapevamo della forza del Licata, anche se aveva perso la prima partita e poi sappiamo il discorso del ricorso. Però la forza, l'intelligenza, anche l'esperienza di molti giocatori del Licata l'avevamo anche ben studiato con Mister Galati in settimana. Noi, come avete visto, siamo una squadra che vuole sempre giocare a calcio, non va spesso e volentieri in confusione, però purtroppo alcuni errori tecnici quest'oggi ci hanno addirittura permesso, insomma, di prendere due gol sul calcio di rigore. Devo dire che è stata una prestazione sicuramente migliore rispetto a quella di domenica scorsa con il Paternò, dove francamente non abbiamo subito tanto, però due errori simili, guarda caso, al 38esimo del primo tempo, come oggi, abbiamo preso il gol, e poi nel secondo tempo, alla ricerca del pareggio, ci hanno anche messo il secondo gol, come è successo quest'oggi per questi calci di rigore. Dispiace, perché poi alla fine i ragazzi hanno dato tutto, però insomma qualcosa in settimana accadrà a livello organico, perché la società si sta muovendo per cercare di puntellare quelle che sono probabilmente le nostre defaillance, come si è potuto notare, dove non abbiamo in questo momento un finalizzatore dove può creare più problemi alla squadra avversaria. Più la mancanza appunto di doti tecniche, oppure è stato un atteggiamento voluto quello di aspettare il Licata, anche se eravate in svantaggio? Cioè, il Licata non ha mai avuto praterie aperte partita? No, noi abbiamo sempre questa idea, quella di giocare a calcio, di non fare barricate, perché è chiaro che il nostro campionato non era, insomma, chiaramente visto come questa partita con Licata. Il nostro campionato è con altre compagini che sono alla nostra altezza, come quella di domenica prossima, il derby con San Luca. Però è chiaro che partire da una prestazione, da miglioramenti singoli e poi anche di squadra, credo che sia un punto di riferimento non indifferente. È chiaro che correggeremo tutti insieme e vedremo un'altra volta la partita, dove credo che anche i ragazzi adesso dentro lo spogliatoio, un po' parlandone, hanno capito che si doveva affrontare l'avversario in una maniera diversa, nel senso di stare attenti. Sapevamo che Cannavò è uno che in aria è la sua casa, nel senso che aspetta l'avversario per fare fallo, guarda caso è stato bravissimo, il nostro under ci è caduto e insomma lì non c'è più niente da fare, quindi quando c'è calcio di rigore è chiaro che poi, nella speranza che il portiere possa fare un miracolo, però insomma è andata così. Però ripeto, noi partiamo da questa prestazione che non è da buttare per quello che ci compete, però è chiaro che adesso bisogna dare una rassettata, incominciare a fare punti importanti in casa, perché è giusto regalare anche a noi, ai nostri tifosi, delle soddisfazioni. Quindi un grande Licata, anche perché insomma ce l'aspettavamo alla vigilia.
Sapevamo le insidie di questa gara perché affrontavamo un Roccella che da un punto di vista tecnico chiaramente aveva qualcosa di meno delicata, ma che veniva qua per provare a portare un punto a casa, e noi dovevamo scrollarci di dosso, come dire, la paura di una sconfitta che ancora grida vendetta a Ragusa. È arrivata con una squadra che noi abbiamo visto con tanti spunti nuovi dal cui ripartire. Sì, in effetti è così, però devo dire che i ragazzi, io gliel'ho detto che era una partita bruttissima, anche perché perdendo in casa il Roccella veniva qua a prendersi dei punti in qualsiasi maniera. Le ha provati tutti, ma però onestamente parlando devo dire che il Roccella non ha mai tirato in porta, non è che abbiamo corso seri pericoli. La squadra ha giocato bene, ha dimostrato che ha carattere, ma già lo sapevamo questo discorso qua, perché domenica, a prescindere che eravamo in 10 uomini, la partita la potevamo vincere benissimo. Ora aspettiamo quest'esito di questa partita e vediamo se ce la danno vinta, siamo a punteggio pieno. È migliorata l'intesa in quasi tutti i reparti, ma una cosa che noi abbiamo notato anche rispetto allo scorso anno è che in panchina può pescare degli under interessanti, che quando sono entrati hanno dimostrato grande personalità. Sì, questa è la verità, noi abbiamo degli under interessanti, tant'è vero che è entrato Savarino e subito ha preso il calcio di rigore, però devo dire che gli altri sono abbastanza interessanti. Noi abbiamo 13 under e se viene qualche altro under lo prenderemo sicuramente, se è bravo poi lo dimostrerà il campo. Intesa non direi, sarei un pazzo se dicessi che fra centrocampo, fra difesa e attacco già c'è un'intesa, non c'è un'intesa, tanto è vero che noi, anche se non abbiamo corso tanti rischi, però abbiamo un po' abbassato il baricentro e questa cosa per un paio di minuti ci ha costretti a difenderci e questo non fa bene, però alla fine, tirando le somme, devo dire che la partita è stata una bella partita da parte nostra e la vittoria ci sta tutta. Le condizioni degli Emo, che ha chiesto il cambio e che la mette in difficoltà perché non ha più praticamente laterali di ruolo. Sì, in effetti mi sembra, vediamo domani o dopodomani gli facciamo fare un'ecografia, ma sembra che ha uno stiramento al retto femorale. Vediamo, è presto per dirlo, però i sintomi sono quelli, però speriamo che sia diversamente, perché Adeyemo è un ragazzo molto interessante, per noi è abbastanza importante, è un ragazzo che nella fascia, l'avete visto tutti, ha 2 anni che con noi dà il massimo, aveva incominciato bene, lo conosciamo tutti, perciò sappiamo la forza di Adeyemo, speriamo che non sia niente di grave. Nonostante abbia avuto a disposizione il portiere senior Di Carlo, oggi ha deciso di puntare ancora su Moschella. No, io gli ho spiegato a Totò, io l'ho avuto come portiere, c'è una grande amicizia, gli ho spiegato che la formazione con un portiere under mi è sembrata più robusta. Tenendo presente che gli altri 2002... sono dalla parte destra della difesa, per questo ho fatto giocare il portiere under. Diomare, consulenza assicurativa. Assicurazioni vita e danni, previdenziale e fiscale, via Donnino 11, Licata. Quanto detto anche durante la radiocronaca, insomma, Licata che ancora deve trovare bene il bando della matassa in tanti settori del campo. Andrea, per esempio, partiamo dal centrocampo, dove c'è un Civilleri che fa coppia con Mazzamuto, un calcio che ancora però probabilmente stenta a trovare il suo vero ruolo in questo scacchiere tattico. Sì, il play basso praticamente a un certo punto, sì. Prendeva i palloni, poi magari non li sbistava al meglio, specialmente nel secondo tempo, comunque ha corso tantissimo, bisogna dirlo. Lui che è un giocatore più della fase offensiva, più dietro le punte anziché davanti la difesa. Mazzamuto ci ha sorpreso in positivo perché, come detto, ha fatto una gara di grandissima quantità, le ha date, lui che non è fisicamente un Marcantonio ma praticamente era sulle caviglie di tutti gli avversari. Civilleri per me assieme a Antonio è il migliore in campo, nulla da dire, tantissima quantità ma tantissima qualità e quella freddezza nell'assist, non tanto nel tiro, perché purtroppo Civilleri sono 4 anni la porta ma non la prende, questo però, perché lui voleva fare il record, non gli ha mai lasciato nulla, però
fa un lavoro preziosissimo in mezzo al campo. In avanti, Antonio, siete praticamente tre attaccanti con qualità assolutamente diverse, ma sia la Spada ieri dopo l'uscita di Adeyemo e che Lautaro adattati nel ruolo di mezzale. Vabbè, Peppe, la Spada è entrato a mio avviso bene. Parliamo di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto un campionato di promozione e quest'anno è in Serie D. È un bravissimo ragazzo, un giocatore molto molto umile e a mio avviso è molto interessante, è un bel attaccante. Poi Lautaro si sta adattando a sinistra, l'ho detto in precedenza, dobbiamo lavorare perché l'anno scorso era un altro tipo di gioco, quest'anno è un altro tipo di gioco ancora, però io sono convinto che lavorando e aiutandoci l'uno con l'altro possiamo fare bene veramente. Rino, c'è un dato importante che lo ha sottolineato anche Campanella, ma che lo ascolteremo adesso perché vi proporremo l'intervista a Enrico Massimino. Il Licata ha 13 under, Andrea correggimi, di proprietà quanti? Praticamente non so di proprietà sinceramente. Probabilmente tutti, perché anche ieri Enrico, anche poi nell'intervista Enrico Massimino parla anche di 13 under di proprietà. Insomma, è un Licata che sta costruendo, al di là del risultato di domenica dopo domenica, sta costruendo in maniera intelligente un processo che è partito lo scorso anno, due anni fa con la promozione chiaramente, ma il primo anno di ambientamento in Serie D. La partnership col Catania sta dando dei frutti perché sono arrivati, arriveranno giocatori interessanti, è un progetto pluriennale quello di Massimino che si riferisce a quel famoso innalzare l'asticella, alzare l'asticella. Ma alzare l'asticella di Massimino molti l'hanno frainteso come vincere il campionato e andare in Lega Pro. Alzare l'asticella è iniziare di una struttura societaria, iniziare di una struttura del settore giovanile, avere i giovani di proprietà dove la società andare a puntare, dopo puoi pensare anche magari a puntare a tentare di vincere il campionato. Non è che si può vincere il campionato così il prossimo anno ti ritrovi magari in Lega Pro e poi non sai come muoverti. Alzare l'asticella significa tanti passaggi, è come vuoi costruire una casa, incominci dai fondamenti, è normale che così. Però fa piacere che il Licata sta puntando molto sui giovani, giovani di valore. Già abbiamo visto ragazzi che sono andati in società importanti pure. Andrea, tra l'altro sappiamo quanto il campionato di Lega Pro sia difficile. Ieri il De Profundis del Trapani, che dopo 14 anni di calcio ad altissimi livelli, è sparito in una domenica di mezzo autunno. Sì, sembrava una favola che non dovesse finire mai perché ha quasi sfiorato la Serie A, praticamente il Trapani, 90 minuti alla una struttura societaria che fino a un paio di anni fa era veramente forte, poi qualche scossone societario, l'ingresso di qualche personaggio non proprio limpidissimo, ha portato una realtà come il Trapani a scomparire nel giro di pochissimo. Purtroppo nel calcio, quando arrivano dei personaggi che non hanno interessi se non quelli di spolpare l'ultima carne dall'osso, succede questo. È successo a Palermo l'anno scorso, è ripartito dalla D, è successo tanti anni fa anche a noi, è successo al Messina, è successo al Catania. Purtroppo nel Meridione c'è tanta fame di calcio, ma come si sa le difficoltà economiche, se non c'è l'imprenditore che è lungimirante come può essere Massimino, come è stato Leonardi Allentini, pure un'altra piazza portata nel professionismo come è stato Giavarini ad Agrigento, poi venendo a mancare il massimo finanziatore, bisogna dire che le realtà fanno veramente fatica a sostenere il calcio che è già in Serie D. Parliamo di una quarta serie, semi professionismo per non dire dilettantismo, ci sono dei costi veramente onerosi e il clima di adesso con l'emergenza Covid non aiuta, ingressi economici praticamente pari. E ne abbiamo parlato, scusami Andrea, proprio con Enrico Massimino ieri in sala stampa, abbiamo parlato di tanti aspetti e anche soprattutto questo, una stagione molto particolare dove non ci saranno neanche gli incassi al botteghino. Ascoltiamolo. Pescheria Gibaldi. Vendita in grosso e dettaglio di pesce fresco e surgelato. Via Colombo 8, Licata. È arrivata la prima vittoria alla seconda gara giocata della Licata, doveva arrivare al Dino Liotta, è arrivata, ragazzi, si sono ben comportati in una stagione che sarà strana, stranissima, lo vediamo dalla Serie A fino alla terza categoria e vedere oggi il Dino Liotta in queste, come dire, condizioni, vuoto, non fa bene al calcio, ma questa è una stagione particolare, la vostra dirigenza insomma si è organizzata per poter proseguirla al meglio. Sì,
sicuramente fa senso la mancanza del pubblico, che rappresenta sempre la nostra spinta, è quello che diciamo mette sempre qualcosa in più, che dà diciamo la spinta giusta a questa squadra che in questi 3-4 anni insomma ha sempre come posso dire, coniugato bene, e c'è stata sempre empatia con col pubblico, per cui effettivamente oggi è importante anche per questo, perché la squadra ha retto bene pur diciamo in un clima surreale, in un clima al quale noi non siamo abituati, al Dino Liotta. Per il resto purtroppo diciamo in questo momento viviamo un problema mondiale che ci porta un pochino a fare dei sacrifici, e insomma era importante ripartire, siamo ripartiti e siamo contenti così. Continua però il progetto di crescita del progetto di Catacalcio sul campo, certamente vi state ancora muovendo, il mercato si chiude il 31 di ottobre, manca qualche tassello, sappiamo anche perché insomma per il cambio di allenatore, quindi come dire, vi state comunque muovendo. Oggi è arrivato un gran giocatore, Guarino, che ha fatto veramente bene. Sì, Guarino ha sicuramente fatto bene, il nostro punto di vista è prendere giocatori non tanto per prenderli, ma devo dire anche quelli che fanno parte della rosa attuale. È tutta gente che fa la differenza con diciamo in considerazione di essere o grande o under, perché diciamo noi non vogliamo dire insomma cose per vanto, però credo che abbiamo una batteria di under importanti. La filosofia del campionato di Serie D non è quella di dirti giochi con 4 giocatori under perché devi andare su questa regola, ma è perché in qualche maniera ti dà un indirizzamento a quello che deve essere la filosofia. A proposito di questo, domani verranno ufficializzati 2 under importanti che vengono dalla primavera del Catania. Dico giusto dire primavera perché da quest'anno anche la Serie C è primavera. 2 giocatori che effettivamente sono nel giro della prima squadra, quindi non stiamo parlando di diciamo under così, che sono Frisenna e l'ultimo si chiama è Rossitto. Andateli a guardare. Frisenna è un play 2002, play mezzala, ha fatto tutto il ritiro col Catania, già l'anno scorso ha fatto diverse panchine, era un giocatore molto apprezzato già da Lucarelli, per cui Rossitto addirittura è un giocatore che già ha giocato ed è diciamo, torno a ripetere, probabilmente insomma il fiore all'occhiello del settore giovanile del Catania, i giocatori più importanti. Abbiamo letto anche in settimana che è possibile l'arrivo di Maldonado dal Catania per una questione relativa agli stranieri, insomma, al numero. E non dobbiamo avere premura, c'è la possibilità, ma non è detto, e comunque nell'eventualità non ci faremo trovare impreparati. E comunque vi ricordo un'altra cosa, che quest'anno proprio per il Covid il mercato nei dilettanti è aperto fino al 30 ottobre e poi di fatto chiude solamente novembre, quindi sono 4-5 partite adesso non so con esattezza. Bisogna navigare a vista, bisogna capire se effettivamente diciamo ci sono le risorse economiche, che in questo momento mancano, diciamo il contributo da parte del pubblico, giusto, perché non in Ligata, ma questo è un problema generale. Quindi sì, potrebbe essere, ma diciamo navighiamo per ora senza fare diciamo proclami. Chiaramente sarebbe un grandissimo colpo qualora succedesse, ma sapete che noi ufficializziamo i giocatori solo quando non sono firmati, ma quando sono depositati. E come ha detto l'avvocato Di Stefano, tu ricontrolli, diciamo, e effettivamente sono tesserati. Questa è una delle cose importanti. Esordio con vittoria al Dino Liotta, in un Dino Liotta vuoto purtroppo, ma probabilmente lo sarà per lungo tempo ancora, speriamo di no, però una grande prestazione personale, collettiva e anche di reparto. Vabbè, ci sta, sono contento per la partita, innanzitutto per la squadra, perché comunque anche se io non ho fatto tutta la settimana, sono arrivato giovedì, però comunque ci siamo allenati bene, l'abbiamo preparata bene, quindi sono contento per la squadra. Poi è una cosa in più, se di reparto abbiamo fatto bene anche io nel personale, sono contento.
Certo, diciamo che Roccella non è quella squadra che poteva mettervi molto in difficoltà, ma vi siete destreggiati bene, ci saranno tante altre squadre che vi metteranno alla prova, però raccontaci un po' quando sei stato chiamato dall'Alicata e quando hai deciso di venire a vestire questa maglia. Vabbè, diciamo che Roccella non è la squadra da battere sicuramente, ma nessuna partita è facile, cioè prima di giocarla sono tutte facili, poi in campo loro comunque sono venuti qua da un risultato negativo e comunque loro hanno voglia e fame di punti perché si devono salvare, quindi queste qua sulla carta sono quelle più facili, ma in realtà sono quelle più complicate, perché è facile andare a giocare a Messina, è facile andare a giocare a Cireale dove gli stimoli sono naturali, poi quando vengono queste squadre che fanno la guerra non è mai facile. Il Licata mi ha cercato e io sono rimasto contento dal primo giorno quando mi hanno cercato, solo che ho avuto dei piccoli problemi iniziali, per questo non sono arrivato subito, poi quando mi hanno ricontattato la seconda volta abbiamo fatto la trattativa nemmeno in una notte, sono arrivato il giorno dopo, subito sono partito, quindi questo vuol dire che la mia volontà c'era in tutto e per tutto. Sono contento di stare qua e di far parte di una società importante, seria e forte. Chi conoscevi dei tuoi compagni di squadra, se conoscevi qualcuno? Conoscevo un paio di ragazzi però di nome, perché non ho fatto mai questo girone, quindi non ho avuto mai il piacere di conoscerli. Però di nome tanti, perché comunque sono ragazzi che nel loro hanno fatto bene. Di Licata cosa conoscevi? Se conoscevi qualcosa del Licata Calcio? Sì, del Licata Calcio. No, io comunque mi sono informato un pochino, quindi sono andato a vedere un po' di filmati, un po' di video, e ho visto che comunque è una piazza che esige, è una piazza calda, una piazza che ha fame di calcio e per un ragazzo del sud come me è il top, nel senso è bello venire a giocare in questi posti qua, perché comunque a domenica, mo lasciamo stare il fattore Covid, però a domenica quando ci sono persone che ti guardano e ti acclamano, cioè è bello, è bello. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Le parole di Enrico Massimino a confermare che arriveranno altri due gioielli dalla primavera del Catania e anche la conferma, così come è arrivata da ambienti proprio catanesi, che Maldonado, centrocampista acquistato dal Catania, che però non potrebbe schierarlo per una questione relativa ai extracomunitari, potrebbe essere parcheggiato o trasferito all'Alicata. Andrea, questo giocatore dovesse arrivare, che caratteristiche ha e che curriculum ha? È un centrocampista coi piedi buoni, verrebbe dall'Arzignano, formazione che milita in Serie C, ha 4 anni che gioca in quella squadra, quindi l'ha aiutata anche nella promozione in Lega Pro, nelle ultime 2 stagioni in D ha segnato la bellezza di 30 gol, quindi è uno che tra punizioni e doti tecniche sicuramente può dare un contributo importante, però rimane sempre nel quadro delle ipotesi, perché non si sa se questa cosa possa andare in porto. Comunque il Catania sta provando a tesserarlo, se non potesse appunto inserirlo nella lista dei calciatori utilizzabili potrebbe optare per un passaggio all'Licata, perché ormai si è chiuso il calciomercato dei professionisti, quindi potrebbe solo darlo ai dilettanti. Rino, l'asse Licata-Catania sta dando dei risultati concreti, sono arrivati già dei giocatori che sono in squadra e arriveranno questi altri. E questo un po' fa sciogliere come neve al sole le paure che avevamo avuto, tutti noi chiaramente, quando abbiamo appreso la notizia che Massimino si era impegnato nell'operazione di salvataggio del Catania Calcio. No, la paura, direi che la paura, anche per capire se Massimino si era leggermente orientato più su Catania e meno su Licata. Non dimentichiamo che è il presidente del Licata Calcio, Nicolò Muro, amministratore delegato del Catania, quindi può farci solo piacere avere questa collaborazione con Catania. Ne possiamo giocare noi tutti i tifosi e con la speranza che l'asticella negli anni si va alzando veramente. Enrico Massimino ha posto una questione che è quella relativa a quest'annata molto strana, chiaramente, che sta vedendo la non presenza di pubblico sugli spalti, che anche se dovesse essere ammesso l'ingresso del pubblico sugli spalti non si andrebbe oltre le 1000 unità, che poi fondamentalmente, come dire, siamo ben sotto i normali numeri che ci sono alle Dino Liotta nelle partite non di cartello.
Abbiamo raccolto stamattina l'appello dell'assessore al turismo, allo sport, turismo e spettacolo del Comune di Licata, con cui abbiamo parlato anche degli aspetti relativi al Dino Liotta, ma intanto abbiamo estrapolato un pezzo che proprio riguarda un appello che l'assessore ha voluto fare a tutti gli sportivi. Intanto sono contento come tifoso e come licatese che finalmente il campionato sia ripartito, seppure a porte chiuse. Siamo in trepidante attesa di sapere cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Un plauso va dato a questa dirigenza, quindi alla proprietà Massimino, che nonostante le difficoltà con coraggio ha allestito una squadra di tutto rispetto. È importante in questo momento sollecitare anche un segnale da parte della città, da parte dei tifosi, che attraverso l'abbonamento noi invitiamo a manifestare questa vicinanza al calcio, alla famiglia Massimino e quindi alla nostra squadra attraverso l'unico gesto che in questo momento si può compiere, che è quello di sottoscrivere l'abbonamento. Penso che sia un segnale importante che da sportivi e da licatesi tutti, nessuno escluso, dovremmo dare. Ve lo avevamo preannunciato, tanti contenuti ancora da farvi vedere su Extra Time, quindi andiamo velocemente, ritorniamo sul campo, sul grid del Dino Liotta, perché abbiamo alcune azioni salienti da vedere, da commentare con i nostri ospiti di studio, degli episodi che avrebbero potuto condizionare la partita in un modo o nell'altro, ma analizziamo e vediamo anche di dare un voto all'arbitro di ieri. Andiamo al primo episodio, eccolo qua, questo Andrea è un... siamo nel primo tempo sullo 0-0. Prende posizione, il difensore non guarda nemmeno il pallone, va direttamente sul giocatore, l'arbitro invece ha detto che si poteva continuare. Che la spada, gli arriva un treno alle spalle e cade a terra. Antonio? Vabbè, ci poteva stare. Non è bravo a procurarsi rigore come Cannavò la spada, però... Io negli anni ne ho procurato anche qualcuno più eclatante, però questo ci può stare alla grande. Rino, tu sei d'accordo? Forse quello di Cannavò, vediamo. Comunque andiamo avanti con il secondo episodio, anche qui siamo, questo è il fuorigioco, fischiato alla spada, il suggerimento era di Cannavò, in questo caso uomo assist, tanto bravo Antonio a trovare un corridoio illuminante tra quattro maglie granate e anche la spada a trovarsi lo spazio, però Andrea, con un attimo di ritardo. Sì, vediamo adesso il fermo immagine, quando parte il pallone di Antonio proprio in questo istante, c'ha una gamba al di là praticamente dell'ultimo difensore, quindi giusta la chiamata del guardalinea a mio modo di vedere. Bravo. Penso che siamo d'accordo tutti su questo episodio, andiamo avanti. Questo è il gol, cioè il rigore. Questo è il calcio di rigore. Supera in velocità il difensore che lo spinge, allunga le mani, Antonio appena sente il contatto va giù e poi il difensore frana su Antonio, l'arbitro non ha avuto dubbi. Tra l'altro c'è un tocco, una spinta furbo, Antonio, con la mano sinistra e poi sì, c'è neanche una con la mano destra probabilmente, sì, poi forse poi prova a cinturarlo. Il difensore si è visto superato, ha tentato, ecco qua, che lo tira giù e anche appoggia la mano destra, Antonio va giù, quindi questo è calcio di rigore. Antonio, sei d'accordo su questo rigore? Sì, ho capito che non avevo dubbi, guarda. L'ultimo episodio invece riguarda un... Rocella, questo cross, siamo qua sull'1-0 a circa 10 minuti dalla fine, insomma. Sì, qui si sono lamentati di una trattenuta di Touré che inizia già poco prima del cross, ecco che va a prendere l'attaccante, poi l'attaccante si lancia un po' sbilanciato da Touré, l'arbitro anche in questo caso fa ampi gesti che non ha visto nulla, però queste situazioni sono da evitare anche perché Touré a Marina ha avuto una defianza anche qui, è andato in ritardo sulla mano. Sì, fermiamoci su questo perché è interessante vedere il movimento che fa con il corpo Guarino, Rino, che si aspetta probabilmente l'uscita del portiere. Ma secondo me andando la palla deve essere esclusivamente dal portiere, là il portiere deve essere padrone dell'area di rigore piccola, non deve aspettare l'attaccante che deve uscire, l'attaccante che deve pressare, il difensore che deve magari... Anche perché una volta la palla rimbalza sull'area di rigore piccolo, Antonio, può succedere di tutto. Io penso portiere...
Io penso che nemmeno il portiere grande ce l'ha. No, per me può essere per molto, me il portiere è il padrone della rigore molto rischioso. Piccola. Ricordo un Ligata Cittanovese, sì, il portiere è uscito e mi ha preso in testa. Sì, quello sì, ovvio che c'è questo, però quindi, in questo caso se forse deve prendere più posizione Touré. Forse. Sì, perché se gli tocca col piede l'attaccante però non l'ha tirato così eclatante, eh. Quindi l'arbitro è lì, attenzione, l'arbitro, a 5 metri. Ha detto in maniera chiara, come domenica quello del Marina ti ha detto. Però vedi il movimento di Guarino, cioè, che proprio guarda il portiere, allarga le braccia. Stiamo parlando che il portiere deve uscire fuori dall'area piccola. Perché la palla la deve prendere dove dovrebbe c'è... uscire, dovrebbe prendere la palla. Dove c'è Guarino la deve prendere la palla. Sì. Però siccome c'è Guarino già in posizione, non penso che esca il portiere. Poi, okay, sicuramente ne Moschella con sì, chiaramente Mr. Scopazzo non è una colpa per Moschella, però basta il giocatore anche da terra stessa e pizzica con la palla. Questo. Andrea, Campanella che forse ha trovato il portiere under che gli permette di poter avere sicurezza in porta e di poter schierare un senior in campo. Ma fino ad ora queste due partite Moschella non ha deluso le aspettative, si parlava di un portiere già pronto per la categoria, un 2002 che viene dal Catanzaro, comunque un settore giovanile importante. In due partite non gli ho visto fare errori né grossolani e nemmeno piccoli, buono nelle uscite, specialmente col Marino dove è stato più impegnato. Ieri è normalissima amministrazione, un portiere deve viverle queste domeniche per tutti i 90 minuti perché poi ti può arrivare il tiro all'improvviso e deve essere pronto. Con Roccella non è arrivato, comunque un portiere fino ad ora di sicuro affidamento. Quindi per il momento il ballottaggio Moschella di Carlo è vinto da Moschella Rino. Anche perché ti permette di avere un grande in più in mezzo al campo. Beh, logicamente un portiere under fa sempre comodo, significherebbe schierare un giocatore over in più in campo. Se poi è bravo è meglio ancora, però ci sono delle partite dove ti servirà anche un portiere over. Certo, c'è la garanzia insomma di Carlo, che da ieri era già ruolabile, insomma, perché aveva scontato la sua giornata di squalifica. Ultimo episodio, qua siamo alla fine, l'episodio che chiude la gara a favore dell'Ellicata con Savarino appena entrato che va a conquistare molto furbescamente un calcio di rigore. Antonio, a te il commento. Lui, il difensore, stava calciando per spazzare e io credo che Savarino lo anticipa. Probabilmente lo guarda, lo vede, lo anticipa e giustamente lui calcia la sua gamba, non il pallone. Si prende il pallone, ecco. Rimbalzo, ecco qua che arriva il contatto. Non la tocca la palla il difensore. E io credo dentro l'area quando dai un calcio al 100% è il rigore. Poi se non lo dai è perché non lo vuoi dare. Andrea, tanta malizia in questo giocatore, Savarino, comunque un under, perché comunque su quella palla non poteva arrivare, poteva fare ben poco, però... Ma sei stato bravo, ha fatto il massimo che gli ho offerto la situazione. Quindi è stato molto bravo a metterci il corpo, a sfruttare l'ingenuità del calciatore del Roccella e praticamente a chiudere la gara. Appunto, questo Savarino è un giocatore che quando è arrivato mi ha fatto molto piacere perché già sia a Sant'Agata che con l'ACR aveva dimostrato di essere un ragazzo di grande personalità. Addirittura io leggendo i commenti dell'anno scorso dell'ACR Messina, la cui stagione sappiamo tutti non è stata granché, è stato lui nel 2001 a portare spesso la croce e essere quasi il portabandiera di quel Messina assieme all'Arcidiacono e pochi altri. È molto interessante e poi è una grande forza. Poi il rigore l'ha segnato Cannavò, ogni tanto a Civilleri qualcuno glielo può fare segnare, lo può fare tirare un calcio di rigore. No, io l'avevo guardato, però poi ma lui vuole segnare. Non si sa mai perché poi il mister. Lasciamo perdere. Anche perché il mister ha detto domenica che è tornato più arrabbiato di prima. Insomma, un avvertimento per tutti noi. Ovviamente, insomma, grande stima per Mister Campanella. Ovviamente, insomma, siamo contenti che sia ancora al timone dell'Ellicata perché quel sergente di ferro che in questi anni ci ha permesso di avere risultati sportivi molto, molto importanti. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, rientriamo per parlare di stadio e affidamento degli impianti sportivi all'Ellicata Calcio. Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, Corso Umberto 100, Licata. Centro Commerciale Il Porto, la tua guida nel mare degli acquisti. Auto di Omare,
le vostre passioni su quattro ruote dal 1972. Via Palma 355, Licata. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Pescheria Gibaldi. Vendita in grosso e dettaglio di pesce fresco e surgelato. Via Colombo 8, Licata. Diomare, consulenza assicurativa. Assicurazioni vita e danni, previdenziale e fiscale, via Adonnino 11, Licata. Seconda parte di Extra Time, abbandoniamo un attimo il calcio giocato perché c'è un'altra partita che si gioca ed è importante e fondamentale per il futuro del Licata, si gioca sull'Assedino Liotta, Palazzo di Città. Sappiamo, a febbraio si sono incontrate le parti per la prima volta, le richieste di Massimino le abbiamo più volte manifestate ed esposte, la gestione del Dino Liotta, del Calogero Saporito, l'ottenimento di una foresteria per poter ospitare i giocatori e soprattutto l'accensione da parte del Comune di Licata di un mutuo, di un finanziamento per poter ristrutturare il Dino Liotta e renderlo pronto anche per campionati professionistici. Vediamo a che punto è la situazione, abbiamo ascoltato Enrico Massimino e l'assessore Decimo Agnello. Auto Diomare. Le vostre passioni su quattro ruote dal 1972. Via Palma 355, Licata. Parliamo delle vicende al di fuori del rettangolo di gioco e dello stadio del Dino Liotta. A che punto è l'iter con il comune per la concessione dello stadio? Allora, scusami, noi quando abbiamo parlato mi pare che era fine febbraio. A fine marzo c'è stato il Covid. Quindi di fatto tutto in fase di stand-by. Devo riconoscere che l'amministrazione ha modificato la prima pietra, cioè quella là del regolamento. Stiamo chiedendo fortemente una foresteria da sistemare a spese nostre. Non sono importanti i tempi. È importante la volontà che ci sia, perché io lo ritorno a ripetere, una squadra, una società che si comporta in modo serio a questi livelli riesce a, tra virgolette, mantenere la categoria, no? Che attualmente è Licata, differentemente rispetto a qualche anno fa, ha dimostrato insomma di poter fare, di poter esserci alla grande. Il problema è, quando parlavo di alzare l'asticella, il problema è che per poter fare qualcosa di più hai bisogno di fare la differenza. La differenza non è che si fa solamente in campo, la differenza si fa anche nella vicinanza, e c'è, dei tifosi, della piazza alla squadra. Io l'ho detto tante volte, Licata, me lo sono accorto da subito, è un posto magico per fare calcio, però un posto magico c'è di bisogno che le potenzialità vengano applicate, vengano espresse, quindi la foresteria, c'è qua una struttura che, con le difficoltà economiche che vive oramai da qualche decennio la nostra nazione, cioè non è che ci sono i soldi per poter fare una struttura del genere. Quindi quando io parlavo l'anno scorso, spendiamo, impegniamoci con un mutuo non pazzesco, cioè tu qua riesci a fare una cosa che le altre società per farlo devono spendere per tre volte, per quattro volte, quindi tu dai un vantaggio pazzesco. Quando io parlo che la società ha di bisogno di una casa, non parlo solo della foresteria, di un altro campo dove ti inventi risorse, perché voi lo sapete, noi come famiglia siamo stati a Messina, era un altro mondo, c'erano le amministrazioni che
favorivano economicamente, anche qui a Licata l'avete vissuto. Oggi purtroppo da 10 anni, da 20 anni, questa cosa non c'è più, e allora ti devi inventare le cose. Cioè, non ci può essere merchandising se non c'è la casa dell'Licata, se tu non fai differenza rispetto agli altri posti, perché vero è che qua piace il pallone a tutti, ma piace il pallone a tutti, ma tutti dobbiamo dare il contributo, e per dare il contributo ognuno deve fare il suo ruolo, i tifosi, l'amministrazione. È un volano importante il calcio, è una cosa che oggi potrebbe fare la differenza. Cioè, noi è inutile che io vi dica, noi ce la giochiamo col Messina, sì, ce la possiamo giocare col Messina, con la Cireale, ma abbiamo visto alla fine che ha fatto il Trapani. È perfetto, abbiamo bisogno di fare la differenza dalle basi, non con l'attaccante, col difensore, che comunque verranno con grossi sacrifici, ma verranno. È questo. Assessore De Cimagnello, a che punto è l'iter per l'affidamento a privati dello stadio Dino Liotta? C'è stata una richiesta da parte del Legata Calcio, del gruppo Massimino, di avere l'impianto sportivo, il Dino Liotta, ma anche il Calogero Saporito, per poter avviare a Licata un progetto di crescita sportiva legata al calcio. Intanto buonasera a tutti, buonasera e grazie a te Giuseppe per avermi dato questa opportunità. Allora, ci sono state già diversi incontri tra la società, l'amministrazione e i tecnici del comune per affrontare questo argomento. C'è la massima disponibilità, si sono già trovate anche delle formule che possano garantire che si realizzi questo progetto. Il percorso è stato, diciamo, rallentato dall'emergenza Covid, ovviamente, e siamo in attesa di avere un progetto definitivo da parte della società, da parte del Licata Calcio, per poter quantificare anche il tipo di intervento e quindi la tipologia, diciamo, di soluzione finanziaria che il Comune insieme alla società deve trovare. Ovviamente. Il gruppo Massimino aveva proposto l'accesso al credito sportivo fatto dal Comune con un successivo affidamento dell'impianto a titolo oneroso, quindi in qualche modo l'esborso del Comune per la ristrutturazione dello stadio verrebbe caricato in totale sulla società pro tempore, che paga il canone d'affitto. È una soluzione possibile? Il Comune è nelle condizioni di poter accedere anche a dei finanziamenti col credito sportivo, visto la situazione del bilancio? Allora, dico che i tecnici comunali si sono già adoperati per verificare che ci sia una possibilità di questo tipo, che ci sia quindi da parte del Comune concretamente la possibilità di attingere a questi fondi, quindi di farlo per conto del Comune. E questa è la soluzione, questa che tu hai prospettato, è la soluzione su cui si è, diciamo, discusso. Ci sono delle aperture, perché diciamo, non è più un discorso politico quanto prettamente tecnico-finanziario. Quindi questa possibilità c'è, è concretamente, diciamo, percorribile questa soluzione. Bisogna però necessariamente passare dai dati concreti, quindi capire che tipo di progetto e che tipo di spesa. Quindi essenzialmente siamo arrivati a questo punto. Abbiamo avuto rassicurazioni che è una strada percorribile da parte degli uffici, c'è tutta la nostra volontà di poter arrivare a conclusione in questo modo. Ovviamente la necessità del Comune è quello anche di tutelarsi, diciamo, sotto altri punti di vista, come potete ben immaginare, e anche, diciamo, dobbiamo in qualche modo tutelare le altre società che esercitano attività sportiva. Ricordiamo che la richiesta Comune del gruppo Massimino, della società del Legata Calcio, è quella di avere in gestione e in affidamento il Dino Liotta con questo progetto di ristrutturazione, il Calogero Saporito, per il quale Massimino si è impegnato comunque a intervenire personalmente per fare una ristrutturazione, un restyling dell'impianto, e anche una struttura che possa fungere da foresteria per gli atleti, diciamo, non licatesi, essere individuato, almeno loro avevano proposto, il plesso scolastico di Piano Bugiades. Allora, inizio a risponderti dall'ultima domanda che hai fatto. Quindi dalla foresteria ci sono stati già dei sopralluoghi tecnici per quantificare il tipo di intervento da fare sulla struttura di Piano Bugiades, e siamo in attesa di capire
in base alla spesa che è necessaria fare, diciamo come organizzare lo scomputo rispetto all'affitto che la società dovrebbe pagare al comune. Quindi anche lì siamo in una fase molto avanzata. Quindi gli interventi verrebbero fatti a scomputo da parte della società, Licata Calcio? Sì, la società Licata Calcio anticipa queste somme per renderla diciamo fruibile come foresteria, quindi metterla diciamo nelle condizioni di essere abitata, e il comune recupererebbe queste cifre dall'affitto. Per quanto riguarda il progetto più complessivo che riguarda che comprende anche il Saporito, sappiamo l'esigenza della società Licata Calcio di avere anche il Saporito perché ha 5 squadre giovanili, quindi iscritte ai campionati regionali e giovanili di categoria, e quindi c'è questa esigenza. Il nodo sta nel quantificare il tipo di intervento e quale formula dobbiamo diciamo utilizzare per poter garantire questo lavoro. Le casse comunali sappiamo tutte che sono diciamo non sono floride, esistono però degli strumenti che stiamo valutando insieme ai tecnici per poter arrivare a questa soluzione. Da parte dell'amministrazione io ribadisco, c'è la massima apertura. Abbiamo già verificato che si può fare, abbiamo necessità però di capire quanto dobbiamo spendere, quindi è fondamentale. Finché non abbiamo una somma e un progetto definitivo sul tavolo, rischiamo di non poter stabilire realmente quantomeno i tempi di realizzazione di questa opera. Ultima domanda, che poi è probabilmente il nocciolo della questione: l'affidamento di due stadi a un'unica società come si concilia con la presenza di altre società sportive, certamente che non fanno i campionati che fa il Licata Calcio, ma che fanno una grande opera di settore giovanile e di lavoro sociale? L'ho detto prima, Giuseppe, e quindi noi abbiamo come ente diciamo comunale abbiamo anche l'obbligo di tutelare e di garantire una presenza anche alle società sportive cosiddette minori, che garantiscono per noi, hanno un elevato ruolo sociale, e quindi di questo abbiamo già attivato dei contatti tra le società, e necessariamente nei prossimi giorni, non appena avremo un progetto definitivo, ci siederemo insieme per discutere anche questo aspetto, che per noi non è secondario. Diomare, consulenza assicurativa. Assicurazioni vita e danni, previdenziale e fiscale, via Donnino 11, Licata. Il neo assessore del Comune di Magnello che ha subito preso in mano questa questione, che è una questione che chiaramente sta a cuore a tutti gli sportivi appassionati di calcio di Licata. Allora, le questioni sono tante sul piatto, ma registriamo, come dire, senza tema di smentita, visto che le parole sono quelle, sono state chiare, l'accordo si farà, dobbiamo capire come, ma si farà. C'è la volontà da parte dell'amministrazione comunale di soddisfare le richieste del gruppo Massimino, anche in tempi diversi, quindi foresteria, plesso scolastico Piano Bugiades, che ospitava fino a qualche anno fa il liceo psicopedagogico, potrebbe essere già assegnata in tempi brevissimi. L'accordo è quello che Massimino si impegna a ristrutturare e a renderlo chiaramente adatto a quelle che sono le esigenze di fargli ospitare i loro ragazzi, giocatori, fuori sede, insomma, in questa struttura, in cambio di uno scomputo sull'affitto. Decidiamo un affitto, 1000 euro l'anno, stiamo buttando una cifra, io spendo 500 euro, ti devo dare 500, quindi su questo è pacifico, il comune prenderà un affitto dopo che Massimino avrà soddisfatto l'investimento che ha fatto per ristrutturare, e quindi qua ci siamo. Questione di Noliotta, la proposta è: il comune si accolla il finanziamento dietro il progetto che viene offerto al comune da parte delle Licata Calcio, e il Massimino si impegna, con Licata Calcio si impegna a pagare il 70% dell'investimento negli anni, spalmato negli anni, con la rata di affitto del canone del Dino Liotta. Il comune aspetta il progetto per capire di che entità si parla, perché visto che il 30% dovrà uscire dalle casse comunali, è chiaro che se da un progetto di 1 milione di euro o di 10 milioni di euro cambia sostanzialmente, però intorno al 1 milione di euro, questo è quello che è emerso, le casse comunali negli anni si riesce a mettere il capitolo di spesa ogni anno per pagare quella quota di mutuo. Il nocciolo della questione è un'altra, che
l'assessore Agnello ha sfiorato chiaramente, lui fa anche il suo lavoro, quello di uomo politico, e chiaramente parla per quanto in maniera molto chiara, ma chiaramente lo ha solo sfiorato. Il nocciolo è uno: se domani non Massimino, ma il Licata Calcio come associazione, che perché il Licata Calcio oggi è un'associazione sportiva dilettantistica, dovesse sparire e il comune ha comunque questo finanziamento sulle spalle, sarebbe un debito, non avendo più il canone di affitto, il comune non saprebbe dove andare a prendere i soldi per pagare il resto della rata. Il nocciolo vero della questione sul quale si deciderà e sul quale si andrà a risolvere in un modo o in un altro questa questione è che il comune chiederà delle garanzie ai soci o comunque a Enrico Massimino. Una fiduzione bancaria che ha un costo, ma che tutela il comune da qui ai prossimi 20 anni, 15 anni, 20 anni, la durata del finanziamento, nel caso in cui nessuno, che sia Massimino, che sia il nuovo proprietario delegato a calcio fra 10 anni, come dire, possa sottrarsi all'impegno, che se non paghi più il canone d'affitto, se mi lasci il Dino Liotta, se fallisci, se sparisci, io mi incasso la fiduzione e mi pago il finanziamento. Chiarino, non è una questione di poco conto, perché in questo caso il gruppo Massimino dovrebbe andare a prendersi un impegno pluriennale, certo, o comunque un domani dovesse vendere il legato a calcio, dovrebbe trovare qualcuno che si accolli la fiducia. Ma io, quando ho capito dall'intervista, da parte del comune c'è la massima disponibilità. Massimino, il gruppo Massimino, penso che accetterà pure, perché è una logica che se viene a fare un finanziamento da comune mi devo anche tutelare. Se fra 10 anni, 5 anni, 20 anni Massimino non c'è più, chi il problema non è che Massimino non c'è più, perché il Licata può essere anche accusato da qualcun altro. Il Licata non c'è più. Io parlo, purtroppo dobbiamo dirlo, il Trapani ieri è sparito. Insomma, certamente il comune di Trapani non ha più un interlocutore rispetto allo stadio, al provinciale, che è stato anche assegnato alla società Trapani Calcio per 30 anni. Però conoscendo, vedendo quello che Massimino ha fatto in questi 4 anni con Licata, e vedendo che è una persona seria e quadrata, anche di generazioni, di famiglie, dell'impresa che c'ha, un imprenditore, dell'azienda, io penso che alla fine questo cerchio si chiuderà. Penso che riusciranno a trovare l'intesa, a fare tutto, perché la volontà c'è tutta. Massimino, se ha intenzione di investire sul Licata Calcio, sul Licata, alzare l'asticella, come dice lui, già questo è un passo importante per il progetto futuro che ha. E penso che sia entrato anche nel Catania anche un progetto riguardante Licata, a come stiamo vedendo. Quindi sarà per me un capitolo che andrà avanti. Antonio, non ti chiedo di entrare nelle nostre questioni, per quanto tu ormai dopo 4 anni Licata, insomma, qualcosa la conosci, però insomma conosci sicuramente il presidente, il patrono, insomma, Enrico Massimino, e sai che è una persona concreta, no? Quindi pensi che questo possa essere... Io penso che lui... che il presidente in questi anni si sia fatto in quattro per il bene del Licata Calcio, togliendo il risultato che ha ottenuto negli anni. Però io la vivo a 360 gradi e ha sempre onorato tutti i suoi impegni, non ci ha mai fatto mancare nulla, e quindi io penso, se c'è una persona di questo genere ad oggi nel calcio, chiamiamolo dilettantistico o semiprofessionistico, è giusto che lo facciano lavorare in serenità, che secondo me per la persona che è e per gli obiettivi che ha, perché lui si pone degli obiettivi che in questi anni ha portato sempre a complemento. Quindi è giusto che lo facciano lavorare, se gli possono dare una mano gliela danno. Andrea, che sentendo le due campane, che poi suonano la stessa melodia, si fondamentalmente. Devono raggiungere solo la stessa frequenza d'onda, perché sono come due fidanzati che vogliono convolare a nozze, però devono comunque trovare un equilibrio. E lui è innamorato, ancora dopo un anno al matrimonio, ancora a queste... Due e mezzo, veramente. Due e mezzo. A parte gli scherzi, dico, sono appunto due realtà che vogliono trovare un'intesa, però ognuno ha le sue esigenze, le sue problematiche, però i matrimoni, come si dice, si fanno in due. Io penso che ci sarà comunque un'intesa che si riesca a trovare. Il comune ha comunque un'opportunità per rilanciare
qualcosa allicata anche a livello non solo sportivo, perché se pensiamo al calcio, soltanto la domenica, quello che succede là dentro è non riduttivo, ma ancora di più. Se pensiamo a quello che è successo con il Palermo, prima e sì, dopo la partita. Ma infatti c'è... dico, il Comune potrebbe tendere di rilanciare verso questa via un'economia che praticamente è rasente quasi allo zero. Ed è uno dei pochi settori in cui ancora la gente crede, ovvero il calcio, perché ti riesce ad attirare, l'abbiamo visto, una massa di persone così per 90 minuti di evento, e quindi questo ti fa già pensare. Dall'altro lato la società e Massimino, nella figura di Massimino, potrebbe realmente consacrarsi qua allicata, perché il terreno fertile per cui fare calcio a certi livelli qua c'è, potrebbe anche rilanciarsi a livello professionale, ma anche a livello dirigenziale, perché fare calcio qui non è fare calcio in una realtà di provincia, e arrivare a raggiungere certi traguardi per Massimino possono anche aprire anche altre strade molto importanti. Poi un derby di Catania targato Massimino, insomma, sarebbe... Ma magari, non in Serie D però. Ovviamente non in Serie D. Va bene, chiudiamo questo capitolo, insomma abbiamo capito che si sta lavorando, c'è stato un incontro nell'ufficio tecnico del Comune di Licata circa un mesetto fa, nel quale si è cominciato a entrare nella fase tecnica, soprattutto quella della sostenibilità economica del progetto. Si attende che arrivi il progetto nei tavoli dell'amministrazione comunale, progetto che sta in preparazione o comunque deve essere preparato dall'ingegnere Baudo, lo stesso ingegnere che ha progettato lo stadio, la ristrutturazione dello stadio di Troina. Infatti ieri a Cireale Troina Cireale si è giocata a Gaiano Castelferrato proprio per i lavori a Troina, quindi aspettiamo e chiaramente come al solito cercheremo di darvi le novità fresche quando ci arriveranno e quando soprattutto ci saranno. Passiamo velocemente a quello che è successo negli altri campi della Serie D ieri nella seconda giornata. Lancerei subito il treno dei gol e poi li commenterei qua in studio con i miei ospiti. Pescheria Gibaldi. Vendita in grosso e dettaglio di pesce fresco e surgelato. Via Colombo 8, Licata.
Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. E questi erano tutti i gol della seconda giornata del campionato di Serie D, alcuni risultati a sorpresa, alcuni capovolgimenti di fronte, una Serie D che nelle prime due giornate ha cambiato spesso i risultati, tanti gol, Andrea, in questo campionato. Sì, rispetto alla scorsa giornata un po' di meno, però ci sono squadre come il Gelbison, il Santa Maria, che o ne segnano due o ne prendono tre, sono forse le squadre, penso che abbiano il miglior attacco e la peggior difesa, quindi si segna tanto in Campania. Poi per il resto gare molto equilibrate, decise da degli episodi, quindi campionato molto ma molto equilibrato. Ti aspettavi, Antonio, la sconfitta dell'FC Messina contro il Dattilo? No, aspettare no, però il Dattilo è una squadra che l'anno scorso ha fatto un gran campionato e ha ottenuto la promozione e quest'anno ha riconfermato quasi tutti i giocatori. E quindi quando tu riconfermi un assetto... Ne sappiamo qualcosa noi. Non mi aspettavo addirittura la sconfitta, però il Dattilo ha una bella squadra. Non mi aspettavo la sconfitta del Paternò in casa. Questa non me l'aspettavo. Troina si conferma bestia nera della Cireale. Troina si conferma bestia nera della Cireale. È la Cireale che ha fatto troppa pubblicità sui social e poco in campo fino ad oggi. I campionati non si affrontano con i nomi sulla carta, ma con la voglia di giocare sul terreno verde. Questi sono i risultati. Tra l'altro il Troina reclama un calcio di rigore. Sì, l'arbitro ha trasformato in una punizione dal limite dell'area un fallo all'altezza quasi del dischetto del rigore, quindi col calciatore tra l'altro non in entrata in aria ma in uscita dall'area, quindi ancora è caduto più, in aria. Più semplice, è caduto all'interno dell'area, quindi non c'era niente di che, ma la Terno, il duo in questo caso guardaline arbitro, hanno optato per questa scelta. Il Troina si sente penalizzato, anche perché sarebbe stato un risultato grossissimo al cospetto della corazzata a Cireale. Più che altro, più che proclami, la Cireale si sta affrontando un campionato in cui tutte le squadre danno battaglia contro chi si dichiara già all'inizio del campionato come chi vuole vincere il torneo. Lo stesso l'ha fatto l'FC Messina, sono loro due le squadre che hanno detto quest'anno dobbiamo vincere noi, e le squadre sono già pronte, ti aspettano con il coltello fra i denti. A te non ti ha cercato nessuna delle messinesi quest'estate? No. Bugiardo. Io so di sì. Bugiardo. Io a Saligala sto bene. No, non ho detto che stai bene, non che stai male. Infatti sei qua, a conferma che stai bene. Andiamo velocemente al prossimo turno perché siamo veramente andati oltre i nostri orari normali e Andrea deve andare a letto. Quindi il prossimo turno. Biancavilla Licata, Cittanovese Marina di Ragusa, Castrovilla di Santa Maria, Acireale Sant'Agata, FC Messina Troina, Gelbison Rende, Paternò Dattilo, Roccella San Luca, Rotonda, ACR Messina. Prima di commentare il prossimo turno andiamo a vedere il nostro prossimo avversario, il Biancavilla, che ieri ha giocato contro l'ACR Messina a Messina. Corner, calcio di Bonanno, occhio il colpo di testa sotto misura, sopra la traversa, ci ha provato Ferrante, Delicato e Musso, ultimo arrivato nelle fila etnee. Seguiamo il Messina pericoloso, in area di rigore per Foggia, spalla alla porta, si gira e tira, c'è calcio d'angolo, corner dalla destra per il Messina, la battuta di Mauro Bollino, tagliente, la palla che gira, arcidiacono sotto misura, che ha preso il posto di Cretella rispetto alla gara precedente nel settore nevralgico del gioco, arcidiacono. La possibilità di andare al gol, la palla sulla traversa, incredibile, sembrava fatto, mi ero lasciato andare ad esultare prima del tempo. Tre quarti, qui di dentro, il pallone del Crisci, spalla alla porta, si appoggia, bravissimo, va a calcio, però smorzato. Giovanni la prendi, prende palla, attenzione, ripartenza della Biancavilla, il tiro di Bonanno con la sfera al lato, i palloni giocabili
in avanti per lui, Bollino, il traversone per Vacca, Arcidiaco in aria, ma c'è fuori gioco, tutto fermo, appena arrivato il pallone Arcidiaco, l'ho visto bene, l'assistente numero 2, palla per Cascioni, di Petto, voleva servire la sfera a favore di Bollino, recupera palla nella tre quarti avversaria, il Messina Arcidiaco nella rigore, punta l'avversario, ancora Arcidiaco, il gol, il vantaggio del Messina al 41esimo, la sblocca proprio lui, Pietro Biccio Arcidiacolo, che riceve palla in area di rigore, è fredda Genovese per il vantaggio del Messina, il capitano dei biancoscudati le mette dentro, 1-0 per il Messina al minuto 41 con la palla in fondo al sacco, ed è Messina 1 Biancavilla 0. Occhio al traversone per Lomasto, che riesce a liberare, quindi Aprile, il gran gol di Gabriele Aprile, e ma c'è fuori gioco, nettamente alzata la bandierina dell'assistente, proteste del Biancavilla, ma gol annullato per posizione regolare prima che Aprile scagliasse il pallone in porta. Comunque ho visto la bandierina alzata dell'assistente numero 2. Alla prendi per Saindù, prende campo Gioffrey, non viene servito Saindù, la palla è per lui, settore di sinistro, Gioffrey travestone sul secondo palo, arriva Cretella in area di rigore, si addomestica il pallone per il tiro fiacco, però ci ha provato, cerca di difendere palla, palla, conclusione, la finta, il tiro dalla distanza, si oppone in due tempi, Genovese blocca, però mezz'ora di gioco, Bonanno e travestone dalla sinistra, occhio al colpo di testa, Tomisura, la palla che sfila in fallo di fondo campo, pallone in aria, si butta Randis, ma non c'è più tempo, e che modo fa il coscoglio, il Messina la vince 1-0 per la formazione bianco scudata e si porta a casa questi 3 punti. Biancavilla che non ha sfigurato al San Filippo al cospetto della CR Messina, forse una delle squadre più attrezzate per poter vincere il campionato, un Biancavilla che sarà prossimo avversario del Licata, Andrea. Sì, una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno in cui lottava per evitare i play-out, ha preso gente di categoria molto importante, specialmente in avanti, Bonanno, Sorrentino, Rabbeni, ha il nostro Pasquale Porcaro al centro della difesa, ieri capitano, Gabriele. L'altro ieri proprio Porcaro proprio su Facebook ha detto una partita persa in maniera incredibile. Oddio, incredibile no, forse si lamentano di quel gol annullato, che bisognerebbe vedere la posizione dell'attaccante nel primo cross, però la CR li ha messi sotto spesso e volentieri, è stato bravo il portiere in qualche occasione, sfortunati nel prendere il gol su deviazione, ma la vittoria della CR non penso si possa contestare. Biancavilla sarà un osso duro domenica, una squadra che all'esordio in casa è riuscita a ribaltare 3 volte il Sant'Agata vincendo 4-3, una squadra che gioca e fa giocare. Biancavilla inteso come stadio non ci porta molta fortuna noi negli ultimi anni, l'occasione per poter ribaltarla. Mi ricordo ancora finale playoff col Dattilo, poi l'anno scorso non ero convocato, sono stato male in settimana, quindi quest'anno sicuramente non sarà una partita semplice, perché è una squadra, ho visto i video col Sant'Agata, come dice Andrea, hanno ribaltato il risultato, quindi è una squadra che non molla, e a Messina ha fatto la sua onesta partita, che a mio avviso il Messina ha fatto molto, però ha concretizzato poco, che ha una squadra... Tra i due Messina quale vedi con maggiori quotazioni? Beh, vedo l'FC che da 2 anni sta lavorando su un gruppo, mentre vedo la CR che ha costruito veramente un organico importantissimo. Rino, domenica il Licata secondo te scenderà in campo con lo stesso 11 di ieri? Escluso Adeyemo, perché vedremo cosa vedrà. Io sono del parere che la squadra che vince non si cambia mai. Poi calcio è fatto di episodi.
si vede. La CR ha fatto una grande squadra, dopo tante tiri ha fatto gol con una deviazione. Poteva magari durare tre ore quella partita, prendere la pallone del portiere e la pallone entrava. Però alla fine sono sempre gli episodi che ti cambiano le sorti di una partita. E comunque Campanella avrà altre due frecce nel proprio arco, e sono i due giovani dal Catania che arriveranno e che si aggregheranno domani. Sì, che probabilmente conoscendo il mister, diciamo che dove è arrivato difficilmente l'ha subito spazio. Ha avuto Guarino, è stato uno dei pochi perché c'era emergenza praticamente in difesa, però ha già un gruppo collaudato. Questi due ragazzi invece si devono inserire, e quindi è giusto comunque mantenere determinate gerarchie. Poi, come ha detto il mister, se lo devono guadagnare sul campo, se sono bravi, si vedrà. Forse l'unica opzione, se non dovesse recuperare degli Emo e non ci dovessero essere novità in avanti, è appunto l'esordio di Di Carlo, per me avere quattro under in campo, perché c'è la Spada che potrebbe giocare al posto di Adeyemo, e se si vuole affidare magari un portiere d'esperienza contro una squadra che in avanti ha dei giocatori importanti. Sì, giocatori. D'accordo, siamo andati veramente oltre, ma c'era tanto materiale di cui discutere, ne abbiamo discusso, speriamo insomma di aver l'ho fatto al meglio, come insomma, nel nostro stile, nel nostro impegno. Dunque l'appuntamento è a domenica prossima in Licata Biancavilla, Biancavilla Licata chiaramente, e poi logicamente lunedì sera ancora qui per commentare la domenica sportiva licatese. Grazie a te Antonio Cannavò, e in bocca al lupo per il tuo record, ti auguriamo di raggiungere il prima possibile. Grazie Andrea, a domenica. Grazie a te Rino, grazie a Ezio, grazie a tutti, buonanotte.